Logos Web Radio. Bentornati a tutti su Radio Blogos, la radio web del centro giovanile di Casalecchio. Io sono Filippo Milani e con il servizio di oggi vi voglio introdurre la straordinaria esperienza che una parte della nostra redazione ha potuto vivere quest'estate. Infatti, 5 di noi hanno partecipato ad un campo di lavoro estivo del progetto Estate Liberi 2008, organizzato dalla cooperativa Valle del Marro Libera Terra, che opera sulle terre confiscate all'Ndrangheta nella piana di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. Tutto ciò è stato reso possibile dall'ospitalità della cooperativa Valle del Marro in collaborazione col comune di Casalecchio. Ragazzi e ragazze si sono resi utili nei campi di peperoncino e di melanzane e nelle piantagioni d'ulivi, lavorando a fianco dei soci della cooperativa e degli altri volontari. Allo stesso tempo hanno documentato con audio e video l'iniziativa di Libera Terra nei territori di mafia. La cooperativa sociale di lavoro e produzione Valle del Marro, nata nel 2004 dall'iniziativa di Don Pino De Masi e di un gruppo di giovani calabresi, è una realtà importante che ha fatto una scelta decisa verso la legalità e la lotta alla mafia. Innanzitutto, per affrontare questo argomento, è necessario introdurre il concetto generale di mafia e poi in particolare dell'Ndrangheta calabrese. Ascoltiamo perciò dalla voce di Antonio Napoli, socio fondatore della cooperativa e responsabile della comunicazione, quali sono le caratteristiche fondamentali di un'organizzazione criminale di tipo mafioso. Allora, quando parliamo di mafia, noi dobbiamo tenere a mente tre capacità. La capacità di associarsi e di mantenere nel tempo una stretta coesione. La capacità di penetrare nell'economia e nelle istituzioni, la capacità di proiettare al di fuori della propria associazione le proprie regole, la propria subcultura, i propri codici. Tutto quello che è associazione a delinquere, ma non presenta queste tre caratteristiche insieme, non è mafia. Allora, partiamo dalla prima capacità, cioè capacità di conservare nel tempo il legame associativo e di garantirne la coesione. Deve tenere duro nel tempo il legame tra i mafiosi. Allora, sono di due tipi, diciamo così, i collanti che tengono uniti gli associati. Allora, c'è un collante di carattere familiare, nel caso dell'Ndrangheta. L'altro elemento fondamentale è la presenza di un codice, cioè di un sistema di regole, di uno statuto. La regola principale dell'associazione mafiosa è la regola dell'omertà. Il modo di dire omertoso qual è? Non vedo, non sento e non parlo, no? Però c'è un senso originario dell'omertà che è interno all'associazione, ne fa la regola principe dell'associazione ed è questa. Nessun affiliato può far parola di tutto ciò che succede all'interno dell'associazione fuori dell'associazione stessa. Cioè è una sorta di regola del segreto protettivo, no? Poi altre regole si riferiscono alla gerarchia. C'è una gerarchia, ci sono dei compiti, ci sono dei ruoli. Nell'Ndrangheta l'elemento fondamentale, l'elemento di base dell'organizzazione si chiama Ndrina. Che cosa significa Ndrangheta e cosa significa Ndrina? L'etimologia è incerta, ci sono varie ipotesi. La più condivisa è quella secondo cui Ndrangheta deriva da Ndrangatia, che significa coraggio, virilità, perché colui che vuole far parte dell'Ndrangheta, secondo il codice, deve dimostrarsi capace di azioni di coraggio, omicidio, furto, rapina. Una volta che l'affiliato fa parte dell'associazione, riceve un compito. Allora, l'Ndrina è organizzata in modo verticale, con in cima il capo bastone, il capo della famiglia. Alla famiglia possono associarsi in posizione subalterna altre famiglie, ma sempre attraverso un legame di sangue, quindi attraverso matrimonio. I mafiosi stessi, che danno di sé una propria rappresentazione, hanno scelto come immagine di questa gerarchia quella dell'albero della scienza. Immaginate un albero, una quercia. Allora, le radici sono il capo bastone, che si chiama anche Mamma Santissima, è colui che ha potere di vita e di morte su tutti gli affiliati. Il tronco è rappresentato dagli sgarristi, che sono quelli che si sono specializzati in determinati crimini.
Poi il rifusto sono i grossi rami, il rifusto è rappresentato dai camorristi, i piccoli rami, i ramoscelli sono i picciotti, le foglie che si staccano dall'albero sono gli infami, cioè coloro che i traditori dell'organizzazione. Ho parlato di battesimo, il rito di iniziazione all'interno, per entrare nell'organizzazione si chiama battesimo, tant'è che l'ndranghetista è considerato l'uomo dei due battesimi. Di certo non è possibile spiegare che cos'è la mafia in poche parole, ma per comprendere meglio la situazione calabrese, proviamo ad ascoltare una breve storia dell''ndrangheta, sempre attraverso le puntuali parole di Antonio. L'ndrangheta nasce in Calabria a metà dell'Ottocento, si struttura sotto forma di bande criminali che terrorizzano questi territori, questi dove ci siamo noi, Polistano, Cittanova, Tarianova. Sono bande che attentano alla proprietà e alla persona. Piano piano l'ndrangheta comincia a espandere, soprattutto un fenomeno delle campagne. Sotto il fascismo gode il fatto che le altre associazioni vengono messe fuori legge, quindi l'ndrangheta comincia comunque a prosperare, ad essere comunque un punto di riferimento. Nel dopoguerra l''ndrangheta, negli anni 50-60, grazie anche ai sequestri di persona, comincia ad accumulare il capitale. Vive naturalmente, come tutte le mafie, di parassitismo, cioè impone il pizzo alle aziende e ai commercianti. Quando si avviano i lavori per la costruzione negli anni 60 dell'opera infinita che è l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, già si è radicato sul territorio il potere dell''ndrangheta e le aziende del nord che hanno vinto gli appalti, questo lo dice il giudice Cordova, incontrano i boss e concordano la tangente. In cambio di tranquillità, l''ndrangheta cosa promette altro? Che non ci siano agitazioni sindacali nei cantieri, però chiede, oltre alla tangente, chiede di poter gestire i subappalti e di inserire i loro uomini. Negli anni 70 avviene questo mutamento epocale. Allora, una delle regole storiche è il divieto assoluto per l''ndranghetista di allacciare rapporti con gli uomini che hanno giurato fedeltà allo Stato, poliziotti, magistrati, giudici, anche politici, no? Allora, visto che c'è un forte rispetto per le tradizioni all'interno dell''ndrangheta, come si fa a mantenere il codice e violare allo stesso tempo la regola? Si crea un nuovo livello organizzativo, cioè si mantiene il nucleo storico, la struttura storica e si sopraelevano a questa struttura un nuovo livello che si chiama Santa. Alla Santa potevano essere ammessi i giovani ambiziosi esponenti delle cosche, smaniosi di rompere le catene dei vecchi vincoli della società di sgarro, la società di sgarro, la società tradizionale, e di misurarsi con il mondo esterno, che offriva infinite possibilità di inserimento, di arricchimento, di gratificazione. Due sono gli elementi che appaiono decisivi. Il primo è costituito dall'impegno assunto dai santisti di rinnegare la società di sgarro. Dunque, le vecchie regole, ancora valide per tutti i comuni mafiosi, non valgono più per la nuova elite dell''ndrangheta, cioè per la santa. I santisti possono entrare in contatto con politici, amministratori, imprenditori, notai, persino magistrati ed esponenti delle forze dell'ordine. Se questo può essere utile per l'aggiustamento dei processi a danno dei mafiosi, per lo sviamento delle indagini, per stabilire rapporti sotterranei di confidenza e di reciproco scambio di favori. Quella di oggi è stata una breve introduzione allo speciale sui campi estivi della Valle del Marro. Nel prossimo pod affronteremo le tappe che hanno portato alla nascita della cooperativa. Vi ricordo inoltre che questo speciale fa parte del progetto più ampio che culminerà nella quarta edizione di Politicamente Scorretto, un progetto di Casalecchio delle Culture in collaborazione con Carlo Lucarelli, in programma dal 24 al 30 novembre a Casalecchio di Reno. Per ulteriori informazioni vi rinvio al sito politicamentescorretto.org, mentre i prossimi podcast dello speciale li potete ascoltare sul nostro sito ilblogos.info. Ciao e alla prossima! Wow.